noi che siamo italiani abbiamo un sogno nel cuore. Rodo dal Quirinale, rodo dal Quirinale. E noi che siamo italiani abbiamo un sogno nel cuore. Rodo dal Quirinale, rodo dal Quirinale. E noi che siamo italiani abbiamo un sogno nel cuore. Rodo dal Quirinale, rodo dal Quirinale. E noi che siamo italiani. Ma si sente, ho saputo che dovrebbe arrivare Grillo. Così ci sono voci, però non abbiamo niente di preciso. Diciamo, queste sono le voci della piazza, però non è che. Chiediamo a lui che c'è il megafono, Grillo dovrebbe arrivare? Non si sa. Pensiamo di sì, non lo so. Beh, è un cittadino come tutti gli altri, non ha nessun ruolo, quindi può venire in questa piazza. Lui questa piazza si è occupato da 4 giorni e quindi credo che stiamo dimostrando che l'Italia migliore vuole ruotare al Quirinale. No, volevo chiedervi, questa quindi convergenza su Napolitano non vi convince proprio? Non ci convince la convergenza, non ci convince il metodo, nel senso che abbiamo saputo anche che sarebbe stato barattato Napolitano presidente, poi Letta o Amato premier e un vice premier, uno da PDL, ma il PD dove è finito? Cioè, nel senso, aveva proposto 8 punti, tra i quali il primo punto era quello della risoluzione del conflitto di interessi e poi fa l'alleanza con Berlusconi. Noi non lo vogliamo questo. Volevo chiedervi una cosa, ma Rodotà, che comunque è stato il primo presidente del PD, perché vi piace? A noi ci piace perché se l'Italia ha bisogno che vengano protetti i beni comuni, Rodotà, che ha scritto i quesiti referendari sull'acqua, per esempio, rappresenta i beni comuni. Rodotà, che ha sempre lavorato per le libertà digitali, rappresenta i beni comuni. Rodotà, che ha lavorato per la laicità, rappresenta i beni comuni, perché la laicità è un bene comune dell'Italia. Perfetto, posso chiederti come ti chiami? Gianfranco Masci. Ma senti Gianfranco, perché Bonino no? Perché che stava tra i nomi anche delle vostre consultazioni. Io allora non voglio fare i nomi, per me il nome mio è Rodotà e ho spiegato perché. Non dico perché non gli altri, dico solo che il metodo soprattutto deve essere un metodo democratico e non è un metodo democratico quello di fare patti col diavolo. Grazie. Sentiamo tanto veramente un odore di inciucio, proprio l'inciucio, sai, quello che viene dal diavolo che brucia, così lo sentiamo noi in questo momento. È un ritorno al passato. Assolutamente sì, è un ritorno al passato anche. Non ci siamo mai spostati. Anche molto presente, perché l'inciucio è stato fatto anche durante il governo Monti, quindi adesso continuiamo su questa strada e non ci piace. Siamo peggio di prima. Ma comunque donne non se ne parla proprio. Di? Di donne. Donne no, non mi sembra dire niente, cioè io non capisco questa cosa, la donna, no, se uno merita, a prescindere se sia uomo o donna, è un discorso a parte, noi non vogliamo essere protette, specie protetta, se merita lo votiamo, se no no. Grazie, posso chiederti come ti chiami? Vittoria Pagliuca. Grazie. In compagnia col cittadino Calinella che abbiamo visto ieri, verrà Grillo? Le notizie che girano su internet danno questa comunicazione, noi siamo pronti, quindi non rimarremo qui. Ma ecco, quindi non siete proprio entrati in questa votazione? Non ho capito, mi scusi. Siete entrati in questa votazione, avete votato oppure non avete proprio votato? No, noi abbiamo votato. Sì, io sì, ancora finirà verso le 6:30, poi aspetteremo i risultati. Non so se crediamo dalle voci che sarà eletto Napolitano, insomma, questo è il sospetto un po' di tutti, anche la nostra preoccupazione. Grazie.